Ciao a tutti ragazzi, sono Venà, oggi siamo qui con Bella Joy. Niente, dopo a lot of team, perché lot of team che non ricordo. Tanto prima deve caricare trap tip. Sì, ma nel senso che non gli porto questo deck profile. Ah, scusa. Tipo saranno thousand years. Comunque, wind ups. Vi porto wind ups perché in questo periodo non sapendo cosa giocare ho montato wind ups. E niente. Non hai mica fatto male. Quindi, vabbè, ormai i monster più o meno obviously, ovvero triplo rabbits, triplo sharks, triplo ratto, magods, e come sapete io gioco doppio warrior, questo perché se per sbaglio ne peschi uno, diciamo la combo con l'invoker va puttane. Quindi principalmente perché se ne peschi uno almeno l'altro ce l'hai sempre nel deck. A meno che non giochi zombie untore. Zombie untore, esatto. E come gli ultimi due monster doppia CCD per draw. Per draw. Non Max C perché no. Perché Max C fa schifo. Anche secondo me. Spells, obviously tripla factory per andarci a searchare la roba. Doppia tanky per andarsi a searchare i rabbits. E poi iniziare a fare i tricozzi con la factory. Tripla pods. Duality pods. Sempre per la stessa questione. The same reason. Triplo mystical. Triple mystical per MST. Sfoltire un po' il backside dell'oppo. Ok. Double upstart. Per aumentare gli LP dell'oppo per le soul. Esatto. Così ti scombi in faccia e perdi. Perché non triplo? Perché il mazzo va giocato a 38. Esatto. Non c'ho slotti. Basically per quello. Obviously doppia soul. Non ha 3 perché come tripla soul diciamo gioco questa. Questa è una crazy card Tetch che molti wind up player giocano. Sì, e tu sei un grande wind up player. Diciamocelo ragazzi. Diciamocelo. Ovvero cosa fa questa carta per chi non lo sapesse? Praticamente reborni un mostro di tipo bestia nel tuo grave. In questo caso reborni ratto. Lo reborn in attacco ovviamente e poi lo giri in def e special summoni 1. Quindi cioè fa e rinizia a scombettare. È tipo. E poi vabbè puoi far la battle a differenza di Soul Charge. E come last spells, una of the best spells Eva è Get Down Control. Che con questo mazzo praticamente puoi prendere tutti i ranchi, i livelli 3, 4, 5 e xizzi quello che vuoi perché riesci a farlo. Perché you can. Yeah, you can do that. Well. Le trappole non le fai. Wiretap amazing. But sempre amazing, only, ormai va ovunque wiretap. Only two però wiretap amazing. Prison. Per quelli che rompono il cazzo. Fiend Shine. Obviously. Mono Mirror Force. Perché? Enough slotti. Ok. Potresti togliere la mirror per il terzo upstart? No, perché okay. Per perché upstart non distrugge tutti i mostri da loro. Esatto. E poi come mono giochiamo Warning e Bottomless. Balanness. No torrential? No. No compulsor? No, perché no. Ok. Perché così è better. Così. Go for the extra. Let's go for the extra. Extra leg. Leviair. Leviathan. Alucard. Bustina gialla per lui perché sì. Wind up the mains. The minutes. E Windwalker, one of Invoke. The best Xyz of the extra deck. Yeah. Insieme alla Papillo. Papillo amazing. Vabbè, obviously Duella. Black Ship. Black Ship. Cowboy. Emerald. Per Emeralda. Per shufflarti la roba into the deck. 101. No Exiton because. Perché no? Cioè. Primo non ho voglia di giocarcelo. No, comunque. Secondo me ne fai a meno, ecco. Ma di lui dici? Sì, ne fai a meno. Come Xyz, Shark Fortress, amazing for the OTK. Number 61. Adreus. Al posto di Tiras, non so perché, però. No, sì. Ti Tiras, sei sbagliato. Tiras. E Gaia da fare Gaia. Sopra il volcano. The Gaia. Niente, questo era il Dex. Crazy perché ci permette di otkappare volendo se ne hai proprio voglia. Però se devi vuoi puoi anche esatto, passare. Però diciamo devi. Non lo fai. Di primo non lo puoi fare, lo puoi fare solo di seconda. Di turno zero non puoi otkappare. Di turno zero non puoi otkappare. Non puoi attaccare l'oppo.
Comunque, per, diciamo, le carte per l'OTK alla fine sono 1, 2 e 3. Devi trovarti con loro 3 in mano. Cosa molto facile. No, vabbè. Perché parti di Tanky Factory. Tanky Factory, rimuovi magari lo Shark, ce l'hai già in mano. Rimuovi Random il Rabbit, esatto. Ti addi il mago e esatto. Bamba. E ci sei. Quindi tipo ci avresti una situazione di questo BC caso. Bimba. Situazione di questo caso. Al che tu poi fai evochi Magician. Fai Special Sharko. Effetto Magician, giusto? Che evoca speciale un mosta. Nel frattempo speciale... l'ho attivato TT. Esatto, però. Adesso non... TT. No, io non distruggo niente. Ma lui ha Wiretap settato. Esatto. Dopodiché fai Noxids con questi due mostri Amazing. Amazing. E fai Potom Papillo Operative. Potom Papillo Operative, ti attiva il suo effetto. Che detacci per forza lui, perché sennò poi ce l'hai nel culo. Giri Azulferat in attacco. Lo risposta in difesa, special summoni lui. Dopodiché con queste due crazy card fai la carta in best boca. Card of the deck e mix up in boca. Stacchi i rabbits o quello che vuoi in questo caso, non è obbligatorio. Nel frattempo con Fabbrica ti sei dato mezzo mazzo in mano. No, addi solo uno. Ah, è vero, scusate. Vabbè, poi addi. Ma hai giocato quella merda. Addi quello che vuoi. Special summon il warrior, per questo vi dicevo, se per sbaglio ne peschi uno lo pigli al cool. Effetto shark lo pompi a 5, warrior lo metti a 5, fai shark un fortress. A 5. Sharky Fortress, twice, stacchi quello che vuoi e diciamo che sono 4, 8, 6, 9, 8, 5. Ovviamente l'Opo non deve avere niente sul terreno. Esatto, sennò... perché altrimenti vi perdi. Perdi. Perché lui ti fa Mirror. Mirror Force. Ma tu hai sempre due wiretap settati quando esatto, fai questo. Esatto. Well, allora dopo questo... Quindi ragazzi, togliete quella Mirror e mettete il terzo wiretap. Esatto. La spiegazione era questa. Ho fatto solo questo TK per farvi capire che è meglio wiretap di Mirror. Bene, questa era la deck profila con questa cosa stupida alla fine che non so perché l'abbiamo fatta, però sì. Beh, divertendo. Perché fa figo, così facciamo vedere che sappiamo giocare anche noi audio e non copiamo i matti dagli altri. Esatto, come il mio che GR già copiato. Niente. Molto personale. Molto personale. Niente, un saluto da Avena. Bellagio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.